Benvenuti alla quarta lezione dei corsi Linux base. Questa lezione sarà suddivisa in due parti. La prima parte di, non so, 20-30 minuti circa, o anche meno, non so, dipende un po' come ci organizziamo, sarà dedicata ai giochi su Linux, quindi faremo una veloce carrellata di quali sono i giochi famosi, open e anche alcuni closed source per Linux. Poi nella seconda parte faremo una cosa un po' particolare, cioè vedremo dei fondamenti di amministrazione di sistema, cioè come utilizzare il terminale per modificare, creare cartelle, spostarsi tra le cartelle, creare file, monitorare i processi. Noi a maggio abbiamo fatto un altro corso che era proprio di amministrazione di sistema soltanto, in cui abbiamo fatto proprio queste cose a basso livello, e lo faremo anche l'anno prossimo, maggio. Però sembrava interessante dare comunque qualche rudimento minimo a chi vuole dare un'occhiata anche a queste cose un po' più avanzate. Quindi adesso lascio la parola a lui e iniziamo il primo turno. Buongiorno, sono Andrea Montelli e in questo talk cercherò di dare una carrellata, come ha già detto prima Martino, di tutto quanto è offerto su Linux per quanto riguarda il videogame. Circola la voce fondata che su GNU Linux esistono pochi videogames, ed è purtroppo vero. I principali motivi sono una scarsa diffusione di GNU Linux su desktop e notebook, che sono i principali utilizzatori di videogiochi. Di certo non andremo a usare un videogioco su un server o su un supercomputer, anche se magari sarebbe una buona idea su un supercomputer. Quindi i produttori difficilmente vogliono sviluppare per questa piattaforma, appunto perché offre un mercato molto ristretto di utenza. Inoltre abbiamo un supporto di accelerazione 3D che non sempre è garantito. Nei driver open per le schede video quasi sicuramente funziona l'accelerazione 2D. L'accelerazione 3D invece può dare problemi in alcuni casi. Anche quando utilizzassimo dei driver forniti dalla società produttrice della scheda video. Quindi è un po' un rischio, diciamo così. Normalmente funziona, però potrebbero sorgere dei problemi sul 3D. Il terzo punto è un grossissimo problema, che di solito le software house hanno imparato a usare le DirectX. Le DirectX sono delle librerie per programmare videogiochi usate su Windows e sull'Xbox. Ovviamente non funzionano su altre console o su altre piattaforme, piattaforme che molto spesso invece sono compatibili con le OpenGL, che girano un po' ovunque. Il fatto che siano più diffuse le DirectX dell'OpenGL è un problema per Linux, perché i giochi che vanno con le DirectX non girano su Linux. Quindi dovremmo convincere le software house a usare le OpenGL. Terzo punto, che è un punto un pochino strano, è un'allergia ai sistemi DRM. Ovviamente chi usa GNU Linux lo usa principalmente perché si sente più libero in quello che fa rispetto ad altri sistemi operativi. I DRM sono appunto dei sistemi che limitano la libertà dell'utente, in questo caso il giocatore, nel fare determinate cose. Mi viene come esempio la PlayStation 3, che in alcuni giochi è addirittura vietato fare dei backup ai salvataggi. Ovviamente il GNU Linux, dando il massimo della libertà, non permette questi limiti, e le software house molto spesso invece li vogliono. Detto questo, comunque esistono molti tipi di videogames per GNU Linux. Ne troviamo di ogni genere, dal free software al freeware, liberamente giocabile ma non studiabile.
dei giochi nativi a pagamento, che quindi possono, sono stati progettati stranamente, possiamo dire dall'introduzione, stranamente per Linux, e poi possiamo prendere dei videogiochi nati per altre piattaforme e farli girare su Linux attraverso Wine o attraverso l'emulazione software. Guardiamo i video games free software. Allora, principalmente i video games free software sono quelli preinstallati nelle distro, che di solito sono giochi arcade o platform o similari, o anche di logica, cioè per esempio Sudoku e quella lì. Sono giochi molto semplici, come per esempio il solitario, che sono giochi molto semplici, di solito si trovano già preinstallati nella distribuzione. Poi ci sono dei giochi invece installabili direttamente dai repository, anche abbastanza carini e evoluti, ci sono giochi anche con grafica 3D molto buona. Oppure giochi non ancora inseriti nei repo, poi ne vedremo un esempio, perché principalmente sono ancora in sviluppo, ma sono comunque scaricabili dal sito del produttore e liberamente giocabili. Poi troviamo dei videogames freeware, ovvero videogames che non forniscono il codice sorgente, ma comunque ti lasciano il libero utilizzo del gioco gratuito, ovviamente. Si possono trovare in molte distribuzioni, come per esempio Ubuntu, in particolare in repo chiamato repo non free, dove si trovano appunto programmi non open source ma comunque liberamente utilizzabili, oppure anche testi scaricabili direttamente da internet e dal sito del produttore. Adesso parliamo dei videogiochi nativi a pagamento. È un campo un pochino strano, perché di solito non vengono distribuiti nei negozi, quindi se noi vogliamo un videogioco per Linux a pagamento, quindi magari un pochino più avanzato, è difficile trovarli nei normali negozi di videogames, anche se in alcuni rari casi mi sembra che ci sia qualche videogioco distribuito nei negozi. Ma nella maggior parte delle volte possiamo ottenere i videogiochi in tre modi differenti: con la Humble Bundle, che è un sistema di distribuzione online di cui dopo parleremo, Desura, che è un gestore in stile Steam, di cui parleremo anche ancora dopo, oppure, ancora una volta, acquistabili direttamente dal sito del produttore, che poi te lo farà recapitare o a casa in un supporto di memoria o ti permetterà il download diretto. Se invece vogliamo utilizzare la maggior parte dei giochi in commercio che non sono quindi pensati per Linux, o utilizziamo Wine, che è un software che garantisce una compatibilità con i prodotti Windows, e quindi riusciremo a far girare il gioco direttamente su Linux traducendolo in tempo reale da Windows per Linux, oppure utilizzeremo degli emulatori per altri sistemi di gioco. Ovviamente per non citare la pirateria è bene specificare che entrambi questi metodi sono legali se si ha il software originale. Parliamo di qualche esempio. Questo è un gioco ispirato da Worms, chiamato Wormux, completamente open, 2D come potete notare, molto carino, soprattutto per se si vogliono fare delle gare multiplayer online in rete locale. Lo scopo del gioco, per chi non conosce Worms, è comandare i personaggi e cercare di uccidere con vari disegni più o meno comiche l'avversario. È carino questo gioco soprattutto perché i personaggi sono presi dal mondo open source, quindi abbiamo per esempio il traghetto di K10, sono robe così. X-Moto è un gioco d'abilità, per chi piacciono i giochi d'abilità, anche questo 2D. Lo scopo del gioco è guidare con la moto e superare i vari ostacoli che si presentano nel cammino, e ovviamente cercare sempre di fare il record di percorso, ovviamente, perché è anche una gara.
La particolarità di questo gioco è che la fisica è molto strana, tra virgolette, e quindi è molto facile cadere dalla moto. L'abilità sta proprio nel superare gli ostacoli senza cadere. Planet Penguin Race è un gioco molto strano, devo dire. C'è questo pinguino, è un gioco 3D tra l'altro, quindi sembra anche ben fatto. Si guida questo pinguino che scivola giù per le montagne e lo scopo del gioco è arrivare in piedi alla fine e cercare di fare il miglior tempo, che questo è un gioco di corse un po' particolare, devo dire. Chi invece vuole un gioco di corse un pochino più normale, c'è un gioco Super Tux Kart, molto ispirato a Super Mario Kart, dove semplicemente si guida un veicolo e si fanno delle gare anche multiplayer in vari circuiti predefiniti. È un gioco molto classico, tra virgolette, di corsa, anche qualche interview. Questo è il gioco che avevo già accennato prima, che è ancora in sviluppo, però è molto promettente, in quanto è un gioco real-time strategy, in 3D molto simile a Empire Earth, per chi conosce Empire Earth. Per chi non lo conoscesse, lo scopo del gioco è creare una propria civiltà, quindi costruire proprio le città, formare eserciti e quant'altro, e cercare di espandere il proprio territorio convivendo o meno con altre civiltà, di solito guidate dal computer. È un gioco molto promettente perché continuano ad aggiungere nuove feature e sta diventando veramente al pari di giochi a pagamento come il Empire Earth, quindi è da tenere d'occhio per chi è abituale di questi dei real-time strategy. Penso che questo sia il più conosciuto video games per Linux. Questo, a differenza dell'altro che ho fatto vedere, è un gioco freeware, quindi non viene distribuito in sorgente, però è liberamente scaricabile e utilizzabile. È uno sparatutto volto al multiplayer, quindi non esiste una campagna single player. Ideale, come ho scritto, per LAN party, è molto classica l'usanza di ritrovarsi un giorno tutti insieme e fare i tornei in Urban Terror. Non c'è molto da dire se non che è un classico sparatutto che è stato progettato per il divertimento in compagnia più che per il realismo. Come potete vedere, la grafica non è proprio dell'ultima generazione, magari per chi è abituato a Modern Warfare inorridisce la grafica del genere, ma non è questo lo scopo del gioco. Lo scopo del gioco è appunto divertirsi in compagnia. Ultimo, ma non ultimo, è da citare Minecraft, che è un esempio di gioco invece a pagamento. Se non sbaglio, ultimamente dovrebbe costare sui $15. È fatto in Java, quindi gira un po' ovunque. E è un gioco un po' particolare, quindi bisogna cercare di spiegare esattamente cos'è. Come scritto, è un gioco sandbox. Si può dire che lo scopo del gioco è creare e plasmare il mondo a piacimento, però in realtà non è soltanto quello. Il gioco parte in una mappa generata casualmente e il personaggio viene spawnato in un punto casuale di questa mappa. Lo scopo del gioco è sopravvivere, perché il gioco ha un ciclo giorno e notte. Tu inizi alla mattina e quando arriva la notte iniziano a comparire dei mostri che ti vogliono uccidere. Lo scopo del gioco è appunto cercare di sopravvivere e costruire cosa? Quello che vuoi, limitato soltanto dalla fantasia di chi gioca. Forse qui non si nota, ma il mondo è a cubi, enormi cubi che possono essere spostati, craftati, quindi si può, per esempio, gli alberi che possono essere smontati, si prendono dei cubi di legna, da quei cubi di legna si costruiscono delle tavole, da lì si costruiscono armi, tavole, sedie, quello che si vuole, veramente un gioco infinito.
Adesso ci soffermiamo sul sistema Humble Bundle che avevo già spiegato prima. Il Humble Bundle, di cui potete trovare il sito qui sotto, magari dopo ci andiamo, è un progetto in cui ogni tanto, non si sa quando esce, diciamo che lo fanno abbastanza a sorpresa, pubblicano in vendita un tot di videogames per tutte le piattaforme, e la particolarità è che chiunque può comprarlo al prezzo che desidera. In realtà è un'offerta quella che tu fai, tu offri un tot di soldi, si fanno quelle statistiche ovviamente, e puoi ottenere quei giochi, poi ad esempio fanno anche dei progetti paralleli, tipo se uno offre più della media, allora ti vengono regalati dei giochi aggiuntivi, eccetera. Quando fai questa offerta puoi devolvere parte in beneficenza, ovviamente a un ente che viene scelto in base al bundle proposto. Una cosa bella per gli utilizzatori di Linux è privo di DRM, quindi una volta ottenuto il gioco è tuo e basta, fai quello che vuoi. Puoi scaricarlo, quindi ti offrono un download diretto oppure un download torrent, oppure ti forniscono una chiave per utilizzare i videogiochi sul sistema Steam o Desura. Steam e Desura sono dei sistemi che permettono di organizzare i propri videogiochi, comprarli, aggiornarli, giocare multiplayer in una community in modo semplice. Se uno vuole giocare accede a questo sistema e automaticamente ha un pacco software di videogames, ovviamente a pagamento, da usare come quando vuole. Particolarmente il sistema Desura, che è multipiattaforma, quindi va sia su Windows che su Linux, al contrario di Steam che invece va solo su Windows e Mac OS X, fornisce un acquisto semplificato di videogiochi, aggiorna automaticamente i videogiochi all'ultima versione, quindi una volta che è stato comprato il videogioco, Desura si preoccupa di aggiornare all'ultima versione questo videogames, per esempio, per risolvere alcuni problemi che sono sorti, fornisce spazio a una community di giocatori che possono dialogare tra di loro e giocare multiplayer tra di loro attraverso Desura. E come ho già detto, il corrispettivo Steam per New Linux, che purtroppo Steam non è ancora stato rilasciato per Linux. Wine is not an emulator. Wine, come avevo già accennato prima, crea un layer di compatibilità sopra Linux per far girare i prodotti Microsoft o comunque per Windows, traducendo in tempo reale i binari per una Windows in binari per Linux, e quindi permette di far girare dei videogiochi per Windows anche su Linux. Purtroppo non è sempre tutto rose e fiori. La maggior parte delle volte funziona. Capita per i videogiochi nuovi, soprattutto i nuovi usciti, che dia dei problemi di compatibilità. A questo punto potete andare direttamente sul sito, che è winehq.org, e vedere la lista dei videogiochi compatibili, e eventualmente, se esiste un problema di compatibilità, potrebbero esserci le istruzioni per farlo girare lo stesso. Come ho scritto lì, migliora a volte le prestazioni dei videogiochi, non sempre, però in alcuni videogiochi che magari fanno utilizzo di alcune chiamate di sistema, dato che Linux gestisce molto meglio questo aspetto del computer, può capitare che dei videogiochi creati per Windows, fatti girare su Wine, girano meglio rispetto a Windows. È una chicca che a volte può capitare, abbastanza simpatica. Di conto potrebbe andare in conflitto con alcuni DRM, perché come ho già detto, alcune software house utilizzano dei DRM, per esempio atti a limitare la pirateria, i quali vanno a utilizzare delle funzioni proprietarie di Windows che ovviamente su Wine non esistono. Quindi alcuni videogiochi potrebbero andare in conflitto appunto per questa ragione. Andiamo, per esempio, volevo farvi vedere
il sito dell'Apple Bundle. Questo è il sito dell'Apple Bundle che attualmente non è in funzione, quindi purtroppo ad oggi non si possono comprare videogiochi, però all'ultima offerta c'erano questi tre videogiochi. Tu potevi andare semplicemente compilando un form online, pagare un'offerta ovviamente a scelta, anche un centesimo, non è bellissimo, però volendo si può offrire anche così poco, e automaticamente ti veniva capitata via email un link dove scaricare questi giochi. Una volta scaricati sono tuoi per sempre, puoi farci quello che vuoi. È abbastanza carino come idea. Normalmente si pensa che se si lascia l'offerta si guadagna poco. In realtà nell'ultimo bundle hanno guadagnato $1,000,000. Non è male, assolutamente, considerando che non sono proprio tra i più conosciuti, perché di solito uno che va a comprare un videogioco lo va a comprare in un negozio. È abbastanza carino. Come vi dicevo, andando sul sito di Wine HQ, andando qua sopra su App Database, si può fare una ricerca dei videogiochi e constatare se girano su Wine senza problemi. In questo caso possiamo vedere per esempio World of Warcraft, che so che mi hanno detto che su Wine gira molto bene, quindi per chi è fan di questo videogioco sappia che con Wine si può usare su Linux senza alcun problema. Poi pulendo, faccio vedere la home di Desura. Come potete notare, offre una serie di videogames nel suo store. È un po' scuro, si vedono tutte le immagini, per chi non le vede qua. E si può scegliere qui sopra se usarlo per Windows o per Linux. In questo caso ho selezionato Linux e mi permette di vedere tutti i videogiochi a pagamento esistenti su Linux. A questo punto basta iscriversi, scaricare il programma. In questo caso penso che il client per Linux sia in alfa, quindi bisogna fare una richiesta per entrare nel testing, però è abbastanza veloce. Io l'ho fatta nel giro di un giorno, mi hanno aggiunto e ho potuto provare Desura e vi assicuro che funziona. Ho inserito una chain bombando la sua Desura e ho ottenuto i videogiochi senza alcun problema. Bene, io ho finito. Se ci sono domande, quindi ti lascio spazio al talk sull'amministrazione.